Guardate come si vedeva. Cioè, perché c'è anche questo simbolino qui, oltre agli altri. Quindi, cioè, gli RP iniziavano sopra a dove si cliccava. Era incliccabile su Sharyok. Cioè, tipo, visualizza profilo, è incliccabile. Perché iniziano qua, dove dovrebbero star qua. Ma tutto questo bug si crea dal fatto che hanno scritto pagina principale, invece che home. Perché pagina principale? Scusami. Ok, siamo sul client italiano, ma fate qualcosa. Cioè, chiamatela home comunque, la gente lo capisce. Scusa, TFT? Perché si chiama TFT? Non l'avete chiamato tattiche di squadra? Perché la gente lo capisce. Se scrivi home, la gente capisce. Invece no, devono tenere pagina principale. E che cazzo? Sì, oltre al fatto che ci sono troppi bottoni, però vabbè. Quello è giusto, più che altro che c'è. Hanno messo il bottone di lore. Ma perché mettere il bottone di lore? Solo per... Ovvio, lo sappiamo tutti perché, cioè, così attirano più persone sul lore. Perché magari molte persone non sanno che c'è anche il gioco di carte. Quindi, così ci cliccano. Cos'è questo tasto? Puff, ehi, ma sai che abbiamo anche un gioco di carte? Vieni qui anche a spendere soldi. Ah, certo, ecco qua, tutto il mio stipendio. E ovviamente la cosa può funzionare. Però... Poi ci sono due passattini in questo momento. Non ci sono mai state tutte queste cose contemporaneamente. Poi hanno messo il tuo negozio adesso. C'è un bordello atroce. È un disastro. Dovrebbero però. Tutto quanto si risolve chiamando la pagina home invece che pagina principale. Perché home sono quattro lettere, pagina sono già sei. Principale sono altre. Quante sono? 10 lettere. Quindi sono 12 lettere in più rispetto a home. Sono troppe. Non ci sta. Però potrei fare Jinx, però il problema è che Jinx contro il mondo e Sejuani rischiamo di prendere il cazzo. Possiamo fare Jinx, sì. Prendi Jinx, dai. Le regole sono fatte per essere infratte. Cazzo! No, Yasuo! No! Che disastro! E niente, tutto volevo tranne che il Windwall. Mannaggia. Vabbè, ma ci va così, ragazzi. Hard counterati. Questa è tosta, questa partita è tostissima. Abbiamo due tank più il counter. Quella di Thresh era bellissima come modalità, che avevi grab mappa intera, che era divertentissima la modalità di Thresh per chi l'ha provata, e stiamo parlando di tipo 7 anni fa. Quella era una modalità divertente, capito? Poi c'era anche la modalità assedio, dove la squadra c'era una squadra doveva attaccare, l'altra doveva difendere. E c'erano delle summoner in più, delle cose assurde. Chissà quanti sviluppo sono costate anche quelle robe lì, anche quella di Guardiani Stellari, certo, però questa in particolare è costata sicuramente di più. Ovviamente, e creare nuove mappe, nuovi personaggi, tutte queste cose qua sono complicate sicuramente da fare. Però sarebbe figo se fanno come Arena, cioè che magari poi la tolgono, come hanno tolto Arena, e poi la rimettono più avanti con nuove funzionalità, quindi nuovi power-up, nuovi personaggi, nuove mappe, nuovi nemici. Sarebbe figo e sicuramente ci guadagnerebbero anche molto, perché possono creare ogni volta delle skin di se in serie che possono le persone usare in quelle modalità lì precise. Infatti a me è venuta voglia di comprare una delle skin coniglietto da battaglia, capito? Però. 30 secondi alla Allora, generazione no, non minima. andiamo a P, non andiamo a niente, andiamo una bella Jinx. Oggi spammiamo a manetta. Jinx Surf, però, purtroppo, amici del tubo, benvenuti in questo nuovo video. Io mi chiamo Cugino Rap, lo streamer e faccio i troll pick, però purtroppo mi è andata male perché mi hanno counterato, perché hanno preso Yasuo che fa il Windwall. Sappiamo bene che questa cosa... Counter alla Jinx missile build. Anche l'ona di sangue era bella, certo. Ci sono state veramente tante modalità belle. È un vero peccato che Riot abbia deciso di non fare nulla, insomma, di non riproporle, non riportarle. Sarebbe stato un toccasana per LOL. C'è stato un periodo di League of Legends, periodo bellissimo, ma veramente bellissimo, che praticamente ogni fine settimana, quindi
quindi proprio il momento in cui appunto i giocatori sono più a casa eccetera, c'era una modalità diversa che durava 2 settimane, ok? Cioè, che ne so, questo fine settimana c'era questa modalità, quest'altro fine settimana c'era di nuovo quella modalità, poi per ogni 2 settimane cambiava, quindi c'era solo il fine settimana ed era figo perché ogni fine settimana, la rotazione, esatto, si chiamava la rotazione modalità, e c'erano tutte le modalità di LOL sempre a rotazione ed era figo. Cioè, una fine settimana c'era l'hexakill, ok? Poi un altro fine settimana c'era l'assedio, un altro fine settimana c'erano i Doombot, un altro fine settimana c'era il One for All, un altro fine settimana c'era la URF. Cioè, capito? Cavolo, già 5 modalità, stiamo parlando di 5 modalità fighe. Un altro fine settimana c'era quello che c'era nella mappa Dominion, lì com'è che si chiama? Quindi un vero peccato che Riot non abbia sfruttato queste cose. Secondo me è un po' per pigrizia, perché, cioè, penso dover preparare l'evento, una modalità rotazione ogni patch, quindi diventava dispendioso. Non ha l'ignite, no? Ok. Madò, ma come m'ha preso? Ma ero lontanissimo, bro. Ho ancora il barriere da poter usare. Va bene, dai, almeno ho preso l'assist. Esatto, Alton, quello è anche il problema. Cioè, se con tutte queste modalità, dopo le altre insomma, le rank delle modalità principali, quelle classiche, dopo venivano anche meno giocate. E se venivano meno giocate quelle, poi le persone erano meno addicted. E ovviamente poi dopo la gente smetteva di giocare. O comunque le code poi dopo aumentavano troppo. Ciao! E lo Yasuo main! Lo Yasuo fa! Eccoli qua. Il classico Yasuo main. Esatto, se ci fosse fissa la Hexakill, ragazzi, farei la Hexakill Challenge. Quanto tempo che non la fanno, ma se la facessero, se mettessero la Hexakill anche solo per 2 settimane, io proverei a fare più Hexakill possibili. Ovviamente non userei magari, che ne so, Leona, Braum, quelle robe lì, però prenderei i campioni che con più probabilità c'è da fare Hexakill e le farei perché avrei poco tempo, ovviamente, quindi vorrei collezionarli il più possibile. Però sarebbe veramente fichissimo. Cioè, che bel content sarebbe. Invece no, 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 no! Figurati, non riusciamo a fare la Hexakill perché i nostri server, l'ha detta loro quando la scusa fu questa, quando non misero più, ha detto loro i nostri server non reggono 12 persone nello stesso game. Però adesso facciamo una bella cosa, facciamo l'arena e ne mettiamo 16. Vai. Cioè, 16 persone nell'arena le regge, però non regge, non reggiamo 12 persone nella landa, perché... ormai, se avete dimostrato che potete reggere 16 persone, adesso penso che sarebbe il caso anche di iniziare a pensare a rimettere la Hexakill, no? Non so se c'è ancora il chiedi a Riot, perché sarebbe bello chiedere tipo... Comunque, raga, lui purtroppo è imprendibile, come vedete. E scatta. Quando non scatta c'è il Windwall.
E quando non c'è Windol c'è lo scudo di passiva. Velkoz, vai a casa che non mi hai preso con nulla. Purtroppo non c'ho mana. Boom! Gank me more. Devo prenderlo col Dark Harvest effettivamente. E vedi, ed ecco lo scudino. Per Carves preso però. E ora non c'ho più mana. Bene, bene, bene. Ciao Phoenix, tutto bene? Ciao Amadori, grazie alle 15 rapidi fino alla pista, buonasera, come va? Ta-na-na. Ta-na-na. Ta-na-na-na-na-na. Mi serve vision. Nessun ce l'ha. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Prova volta. Non c'è. Ok. Non lo stanno a fa. Nemmeno essere vivi. Eccolo qua. Air Windwall, signori. Air passiva. C'è gente che osa dire che Yasuo è squishy. Sapete quanto è stata lazy la Riot quando ha creato Yone? Ok, copiamo passiva di Yasuo, Q di Yasuo, perfetto. Ora dobbiamo solo fare tre abilità. A posto. Ciao Dimax, buonasera. Ma copia e incolla di questo personaggio. Così dobbiamo fare meno lavoro. Invece la Riot mi è piaciuta molto quando ha fatto Xayah Rakan. Lì è stata bella. Che hanno creato due champion insieme. Ma quanta freschezza lancia sulla landa a creare 5 champion contemporaneamente. Cioè, 2 champion contemporaneamente. Due B1. Due B3. Boom. The Jinx. Mamma mia, ragazzi. È stata bella, eh. Abbiamo massacrato tutti. E poi se ne sono pentiti, esatto. Se ne sono pentiti di aver creato due champion insieme. E questa è una cosa veramente triste. Perché invece era bella come cosa. Era bella. Già due campioni insieme nuovi. Che è bello da vedere. Perché intanto vanno bene coordinati, no? Poi
Poi c'è, tira una bella ventata d'aria fresca, no? Tanti, due nuovi campioni da imparare contemporaneamente, figata, capito? E chi se ne frega? Ok, non fatemi le skin coordinate così, ma sarebbe bellissimo, pensate un po', se creassero un'intera squadra, un intero team, 5 persone, 5 personaggi, tutti insieme, proprio per tirare una ventata d'aria fresca in tutte le lane, un champion top, un champion mid, un champion jungle, così. Tutti insieme contemporaneamente, anche se per un anno non escono champion, poi ne escono 5 contemporaneamente, sarebbe fichissimo. Anche senza che poi ci facciano le skin coordinate, sì, se ne frega, magari sono 5 champion totalmente a caso che non hanno una storia tra di loro, no? Sarebbe bello però. Sarebbe molto figo per il gameplay. Cavolo, 5 campioni contemporaneamente usciti. Bellissimo. Farebbe un sacco parlare di sé e poi sarebbe divertente proprio da provare come cosa. Da 1v2 a 3v1 è stato un attimo, sì, Il mio team esiste, allora. Non è una leggenda. Ciao, Delio, grazie del follow, benvenuto. Tutti Darkin. Serie di uccisioni. Adoro Arcan, ma hanno detto che è un casino con questi campioni a coppia, perché quando devono fare le skin devono fare sempre in coppia. Esatto, ma basterebbe tipo anche non farle in coppia, cioè... Chi se ne frega, fatele anche non in coppia, Riot, non muore nessuno. Però queste iniziative sono belle. No, stai fermo lì, era così bello. Windwall? Sera cugino minore 3. Boom! E abbiamo rectato lo Yasuo. Forse non aveva il Windwall up. Ciao Real De Frank, grazie mille dei 5. Mundo sarà un bel problema per questa build di Jinx. E non funziona contro i tank. Però era tutta la sera che volevo giocare Jinx. C'hanno due tank invece loro. Ah, è il classico mondo con la Warmog primo oggetto. Ho capito, ho capito. My bad. Non pensavo che... Non avevo pensato alla combo. Iniziamo la rovina di questo game, mi sa, ragazzi. Siamo divertiti, però... Siamo divertiti troppo. Ora è finita. Cioè, cugino, cosa funziona con i tank esattamente? Cioè, i tank solo in gruppo ti tirano giù, ormai? Beh, dipende. Tanti campioni funzionano contro i tank. Ad esempio, Aurora che ho giocato prima, nei contro i tank andava molto bene. Trundle, per esempio, è fortissimo contro i tank. Anche Jinx è forte contro i tank, però non questa Jinx. Jinx attack speed, forte contro i tank, perché fa tanti attacchi base. Invece io sto facendo una Jinx che fa danno solo con le abilità e purtroppo diciamo che mi è andata male. Però volevo giocare lo stesso, quindi via. Ah, Mundo OP solo perché gli permettiamo di esserlo. Probabilmente cosa bisogna buildare? Bisogna buildare riduzione cura. La cosa bella è che qui ho detto, vabbè, c'hanno Sejuani Mundo. Ok, dai, prendo lo stesso Jinx, tanto adesso manca solo il mid lane da piccare, non prenderà di certo un tank, quindi solo due tank va bene. Invece hanno preso l'unico mid che dà fastidio a questa build, ovvero Yasuo, per il Windwall, quindi come fai? Sono ben 3 campioni su 5 che mi infastidiscono assai. Yes.
Ma mi è stato con tutto, allora premuto R. Mica ho capito. Allora, contro a chi ha ruba vita, tu devi comprare degli oggetti che non hanno una categoria, perché Riot è Nabba, ma sono gli oggetti con lo sfondo, diciamo, verde, perché derivano da questo coso qua, chiamata del carnefice. Infliggere danni fisici applica un 40% di ferita grave ai campioni nemici. E poi c'è scritto sotto, ferita grave, due punti, riduce l'efficacia degli effetti di guarigione e rigenerazione. Quindi riduce del 40% le cure dei nemici, ok? Ha flashato, niente, avevo calcolato che andava lì, però... Ok, prendo l'assist. Anche l'ignite funziona, ovviamente, sì. Anche l'ignite ha questo stesso identico effetto. Come vedete, purtroppo io gli faccio poco danno a questi tank. Però vabbè, vabbè, pian pianino si fa. Ok. Cosa fa questo? È pazzo. Easy crazy. Presa. La tua torre è stata distrutta. Anche dei miei Mechalypse, infatti la volevo fare stasera, però perché prima era bannata e adesso che la posso giocare ci sono solo counter, mannaggia. Infatti rende poco, ragazzi, però comunque sappiate che è fortissima. La primissima scalata del cugino con Jinx e Yumi, mamma mia, sì. Ma io quello la facevo solo perché diventavo super mega speedy ed era divertente. C'ha Tesla la visione. Avevo messo tipo la canzoncina Eurobeat, cos'è che era? Guarda quanto tankano sti stronzi, qua servirà il Lord Dominic il prima possibile. Prima di morire ti schiaccio lì così ti uccide poi Ezer. $3000 gold. It's the moment, ragazzi, it's the moment. The real moment. Questo è stato Nabo, potevo fare l'altra cotanza. Però meglio ci sta questa build qua, perché io di solito la faccio full lethality, però contro questo team la lethality non serve, sono troppo tankosi. Quindi tocca andare per forza di cose così. E direi di già prendere il Lord Dominic, anche se ovviamente mi dispiace perché l'infinite è importante, però... Ciao Tesla Visione, buonasera, grazie al follow, benvenuto.
Chiamo questi tank di merda! Boom! Si gode! Si gode e si spara. Oddio, mamma mia, the most OP support in the world. GG. Avete visto come mi ha salvato? E il povero Yasuo. Sono vivo! I'm alive! Com'è possibile? Ci salviamo tutti, ragazzi! Gioco di squadra ad altissimo livello. No, è morto Utile. Ah, ma è morto là! È morto quello dalla parte opposta della mappa, ma non siamo morti noi, eh! Come facciamo qua? Ti sparo? Niente. No, dai, Ezra, sei un pezzo di merda. Lasciami la kill. Oddio buono, vabbè. Bravo, flasha di qua. Oh, godo, così non prende Ezra. Ok. Ci possiamo fare qua. Ci possiamo fare. O facciamo anche questo per fare ancora più. No, però dobbiamo fare più danno a sti tank di merda, quindi via con l'Infinity. Non è andato di là. Oh, cats. È tutto per pararsi delle mie cose. Eh sì, andiamo a fare, ragazzi. Con quel drago siamo P.
Velocissimo. Ah, fanculo tutti. Easy peasy, hanno preso il drago loro, però peccato. GG. Perché hai preso il loro Dominic al posto del Memento Mori? Perché il loro Dominic mi dà più armor pen e più AD. E contro gente che prende armor serve. Più armor pen hai, più danno fai e tank. La tua squadra ha distrutto un inibitore. Ok. Tanto, pensa a questo. La cura principale dei nemici da dove deriva? Dalla Warmog. Dalla Warmog, e la Warmog... quando è che si attiva? Quando non sei in fight. Quindi quando il Memento Mori non puoi staccarlo. Non puoi averlo addosso il Memento Mori, il debuff della vita. Perché ovviamente lo puoi avere addosso solo mentre ti stanno combattendo. Quindi il Memento Mori non serve una beata ceppa. In quel caso lì. Ok? Il Memento Mori serve per ridurre le cure in corso in quel momento. Quindi quali cose fanno le cure in questo momento? Solamente la ulti di Mundo. Quindi quando Mundo ulta, lì serve il Memento Mori. Però quando non ha la ulti, non serve. Quando Sejuani, che non può curarsi normalmente, minchia, non ha la ulti, ovviamente non serve. Quindi... porca troia, quella W è stata letale per Xayah. Vedete che la differenza tra un tank e uno normale. Esplode. Ecco qua. Cioè, se avessero avuto, che ne so, Warwick... e che ne so, Vladimir, cose così. Quelle cose si curano mentre le combatti. E allora lì, Memento Mori, va bene. Però, per esempio, la Warmog. Il Memento Mori non countera la Warmog, capito? Andiamo via. Ma come ho fatto a missarlo? Era addosso. Porca troia, sono morto. Devo dare la kill a Mundo, non a Vel'Koz. No, vabbè, in realtà non ci può stare. Come è startato degli items, cugino? Ho fatto questo. Questa è la build in ordine. Mura mana per avere più danno sull'abilità. PCDR. PCDR mana infinito e iniziamo a fare il critico. Continuiamo a fare critico e facciamo più danno ai tank. Aumentiamo il nostro danno in generale critico e abbiamo 75%. Comunque, se anche Xayah inizia a fare roba vita, ecco, lui adesso anche lui è roba vita, quindi adesso potrebbe convenire anche Memento Mori, eh. Però siamo sempre in tempo poi per cambiare. La passiva del Lord Dominic era che se un nemico aveva tanta vita tu gli facevi più danno, e contro di loro funzionava da Dio. Infatti non avrebbero dovuto toglierla per me, però vabbè, non possiamo farci nulla. Allora, no, la Botrock non va molto bene in questo caso, cioè non si coordina bene con la nostra build purtroppo, ragazzi. E possiamo farla comunque, certo, però secondo me non è il massimo. Però potremmo fare, ecco, questo. Potrebbe già essere qualcosa di più. Così spammiamo ancora di più l'abilità. Proviamo. Giusto per fare. Non capisco quando prendo. Io gioco di cima. Scusami, tu stai chiedendo seriamente a me perché prendo una mano e quando devo prenderlo? A uno che fa build troll per mestiere? Non devi fare quello che faccio io, perché le mie build sono troll. Quindi non è che tipo, cazzo, ma tu hai fatto il Muramana? Io gioco a DC e non lo faccio mai, come mai? Mi spieghi perché? No, non funziona così, non devi chiedere a una persona che fa troll pick come mai ho fatto questa build qua, se c'è una ragione. No, perché io ho deciso di fare una trollata. Volevo fare Jinx Lethality e Jinx che spamma abilità.
Cosa che mi è stata impedita di fare perché i nemici hanno preso due tank con Tormail e Warmog, quindi è impossibile da fare. Normalmente il Muramano non si fa su Jinx, infatti. Si fa su Ezreal e basta. Massimo Kai'Sa. La Botrk non ci sta bene, ragazzi, per un semplice motivo. La Botrk funziona se fai una build basata sull'attack speed, ok? Più attack speed hai, più attacchi fai, più togli vita in percentuale a quelli che hanno tanta vita. La mia build è basata sull'opposto, sul fare meno attacchi possibile e fare più danno possibile con quegli attacchi. Infatti, normalmente doveva essere full lethality. Abbiamo preso anche il Dark Harvest, quindi non ho attack speed, non ho danni sostenuti nel tempo. Abbiamo solo danno da impatto, ok? Quindi fare la Botrk su una build full critico non va bene, perché una build full critico è basata sul fare danno da critico, non sul fare danno su tanti attacchi base. Dovrei cambiare completamente la build per far funzionare bene la Botrk. Funzionerebbe, certo, ma non bene con 0,84 attack speed. Cosa fare la letalità? Tranquilli ragazzi, il canale con le guide apre il prossimo mese, poi vi spiegherò tutto. Questi tank sono veramente troppo forti. Purtroppo Jinx non è il pick giusto per affrontarli. Però possiamo fare un po' di wave clear qui nel mentre che... Poi c'è pure sto cazzo di Windwall, veramente non lo sopporto più. Adesso non ce l'hai il Windwall, eh? Bastardino. Solo non sei nessuno. E vinciamo la partita, ragazzi. Il potere dei tank è stato abbattuto. Gloria fu contro i tank. Bene, super GG. Very nice. Grazie illustramello del pollo, ben arrivato. Io a un certo punto ho tremato perché pensavo, vabbè, non ce la facciamo più, perché i tank diventano troppo forti, Jinx non riesce, però... Well done, Melania. No, Malenia. Why someone in the chat wrote Melania? Now I'm confused. Buonasera, ciao Dalbez. Va bene, va bene. No! Sta crashando la live. Pronto, pronto, prova, prova. Mi sentite? Ok, va. Bella partita GG, nice. Ok. Ultimo game, last game. And then Elden Ring. E dopo Elden Ring. Lo dico in entrambe le lingue. Così abbiamo una persona inglese che mi segue e capisce. E dopo facciamo.